Sono qui per condividere con voi la mia storia. Come prima cosa, voglio fare una premessa. Dentro di me ho sempre avuto la sensazione che il Deep Web non fosse solo una leggenda metropolitana. Si sentono storie pazzesche a riguardo. La maggior parte sono terribili, vissute da quelle poche persone che hanno avuto il coraggio di entrarci ed esplorarlo. Si dice che ci siano siti web che incoraggiano la sperimentazione sugli esseri umani. In alcuni è possibile ingaggiare serial killer professionisti. In altri, invece, si spia la gente attraverso le telecamere di sicurezza delle loro case. È assurdo. Ma onestamente, sarei un bugiardo se dicessi di non essere incuriosito ed affascinato da questo mondo virtuale. Adesso voglio solo sottolineare che le mie intenzioni di esplorare il Deep Web non sono mai state malvagie. La mia curiosità era genuina. Davvero nel Deep Web si trova il peggio del peggio? Ed è così che è cominciata la mia avventura. Ho aperto il PC, mani sulla tastiera e occhi fissi sullo schermo. Il primo sito web su cui ho fatto click era interamente incentrato sulla tematica della morte. Credetemi, una sensazione di inquietudine mista al disagio. Non riuscii a visitarlo interamente. Non avevo abbastanza stomaco. Dopo quello sono entrato in un sito web dedicato allo spionaggio della vita privata della gente nelle proprie case. La maggior parte delle schermate mi rassicurarono perché i salotti o le terrazze erano vuote. Altre stanze erano bizzarre. In una delle tante si vedevano animali imbalsamati. Altre, invece, erano riempite di luminarie di Natale, con tante statuine di Babbo Natale, davvero inquietanti. In un'altra stanza c'era una giovane donna che faceva yoga, ma non mi soffermai molto a lungo a guardare. Qualcosa dentro di me cresceva, mi sentivo colpevole e sapevo in cuor mio che tutto ciò era sbagliato. Ho scosso la testa, la mia curiosità doveva zittirsi. Era troppo. Così ho cliccato sulla X per chiudere la finestra. Però prima di cliccare, mi apparve un link blu sotto una schermata nera che diceva «Procedere con cautela». Cominciai a nervosirmi. Volevo veramente lasciare la pagina, ma nello stesso tempo volevo cliccare quel link. Forse ne sarebbe valsa la pena. Se invece chiudo, non saprò mai cosa realmente succede. La mia curiosità ha sempre avuto la meglio su di me e non importa quanto il mio stomaco fosse forte o quanto potente fosse la sensazione di terrore nei miei occhi. Volevo sapere cosa sarebbe successo, a tutti i costi. Così, il link da blu diventò viola. Vidi che la pagina era stata caricata. Mi apparve un grande schermo. La telecamera di sicurezza inquadrava una stanza completamente buia, ma potevo vedere tutto perché era dotata di visore notturno o qualcosa del genere. Non c'era luce. Sul pavimento, però, vi era una pozzanghera. Forse della benzina, chi lo sa. Ad un tratto, un movimento nell'angolo destro dello schermo catturò la mia attenzione. Avvicinai i miei occhi allo schermo del computer e mi parve un braccio. Non si vedeva molto, solo un leggero movimento. Non si capiva cosa stesse facendo. Poi apparve una giovane donna, credo sui 25 anni, portava i capelli lunghi, ma sembravano attorcigliati e sporchi. Trascinava una gamba e zoppicava. La sua testa era rivolta verso il basso, verso il pavimento. Improvvisamente la donna sollevò la testa e sembrava come se le pesasse una tonnellata, poiché fece molta fatica a rialzarla. Si guardava intorno, piangeva e due strisce nere di trucco erano marcate sul viso. Inorridito vidi che qualcuno le aveva cucito le labbra con del fil di ferro. Il sangue ormai era coagulato, sporcava il suo mento, probabilmente perché nella disperazione lei più volte aveva provato a gridare. Solo a quel punto realizzai che cos'era la chiazza di liquido che giaceva sul pavimento. Ho provato a convincere me stesso che era tutto una grande cazzata, una finzione, un montaggio video. Allora i miei occhi si spostarono in basso a sinistra dello schermo. 5623. Erano gli spettatori di quell'atroce visione. Corsi dritto nel bagno, vomitai. Ero disgustato. Non riuscii ad uscire. Rimasi fermo, immobile sul pavimento. La mia mente era in preda al panico.
Che cazzo devo fare? Devo chiamare la polizia? Il mio istinto fu quello di copiare e incollare il link e informare la polizia di ciò che stava accadendo. L'unica traccia era l'indirizzo IP e magari avrebbero trovato qualcuno che sarebbe stato in grado di riconoscere la ragazza e magari salvarle la vita. Non era un gioco. Dovevo fare qualcosa. Improvvisamente squillò il mio cellulare, vidi il nome della mia ragazza e risposi. La mia voce era rauca mentre i miei occhi guardavano lo schermo in cui la ragazza sdraiata a terra cercava in tutti i modi di provare ad urlare. Mi sentii di nuovo male. Tesoro, non sai cosa ho appena visto. Che cosa? Stai bene? Hai pianto? No, non sto bene, risposi evitando di guardare lo schermo. Mi stai prendendo in giro? No, sto visitando il Deep Web. Cosa? Ti ho sempre detto di stare lontano dai guai. Non mi ascolti mai. Non hai un cazzo da fare. No, ascoltami. Vedo una ragazza. È intrappolata in un seminterrato o qualcosa del genere. La bocca è... Lei è... La bocca è come cucita. Ha sangue sul viso e sulle mani. Non so cosa fare, tesoro. La donna cerca di gridare, ma non può. Sono disperato, mi dispiace troppo. Non sto scherzando. Ma non so, in realtà sia una stronzata. Forse l'hanno messa lì per far collegare più spettatori possibili. Lei mi ordinò di scollegarmi immediatamente. I miei occhi guardarono il numero di spettatori prima di chiudere la finestra. Mi sentivo peggio di prima. Ok, fatto, le dissi. Non avevo l'energia per discutere con lei. Le dissi buonanotte, che ero dispiaciuto. Riattaccai e decisi di andare a dormire. Ma non ci riuscì. Quella ragazza era ancora intrappolata. Ma se fosse tutta una messa in scena, fare qualcosa era un rischio. Cercai di tranquillizzarmi, ma quella notte non riuscivo a prendere sonno. Ogni volta che provavo a chiudere gli occhi, mi appariva la ragazza, la disgustosa bocca cucita, il sangue sul mento, sulle dita, sul pavimento. L'ansia si prese gioco di me. Decisi che forse era meglio uscire di casa per raggiungere il primo locale ancora aperto. Mi misi le scarpe, afferrai le chiavi e il portafoglio dal comodino. Appena mi trovai all'aperto, l'aria fresca mi calmò. Dimenticai il mio telefono a casa. Feci una lunga passeggiata. Presi qualche bottiglia d'acqua, visto che non mi ero ancora ripreso dal malessere. Una volta giunto a casa, mi sentivo molto, molto meglio. Ma la sensazione di benessere svanì quando notai che la mia porta d'ingresso era spalancata. Ero sotto shock. Il mio cuore iniziò a battermi forte e a galoppare. «Chi c'è?» ho gridato in casa, in attesa di qualsiasi rumore. «C'è qualcuno?» La mia voce tremava e la sentivo debole, solo silenzio. Mantenendo la calma, arrivai al divano e tastando nel buio trovai il mio telefono. Chiamai subito la polizia. Loro arrivarono in pochi minuti e cominciarono a controllare dappertutto. Nel frattempo provai a chiamare la mia ragazza, ma rispose la segreteria. Probabilmente stava dormendo, vista l'ora. Dopo una ventina di minuti, dopo aver compilato il verbale, gli agenti mi rassicurarono. Se ci fossero stati problemi, loro sarebbero intervenuti immediatamente. Quando rimasi solo, controllai se la mia ragazza avesse richiamato, ma non c'era alcuna chiamata persa. Però notai diverse chiamate in uscita dal mio cellulare. Chiamate in uscita per lei. 3:12, 3:14, 3:17. Poi un'altra, alle 3:56. Strano, io ero fuori casa. La mia mente andò in panico, essendo consapevole di non aver fatto io quelle chiamate. Il mio stomaco era in subbuglio. Il mio cuore stava per uscirmi dal petto. Senza pensarci due volte, corsi verso la mia auto. Guidai il più velocemente possibile, ignorando qualsiasi semaforo. Il mio viso era caldo, le mie mani sudate. Guardando la casa buia della mia ragazza, non riuscivo a respirare. Bussai forte. «Tesoro!» Silenzio. «Ci sei?» Non rispose. Provai a chiamarla con il telefono, ero spaventato a morte. Lei non rispondeva, non sapevo cosa fare. Chiamai nuovamente la polizia, ma nel frattempo vidi l'auto della mia ragazza arrivare. Oh, che sollievo! Era lei.
L'abbracciai così forte da non farla quasi respirare. Non le chiesi neanche il motivo per cui lei fosse fuori casa a quell'ora. Lei mi spiegò di aver ricevuto strani messaggi dal telefono e impaurita si era recata dalla polizia. Infatti raccontammo tutto ciò che era accaduto, ma purtroppo non trovarono alcuna prova. Quel link non esisteva più e non c'era più nulla che fosse collegato a quella schermata. Da quel giorno decisi di stare lontano dal deep web. Per fortuna la mia vita tornò alla normalità e nessun strano avvenimento turbò la mia quotidianità. Per tutti coloro che stanno ascoltando la mia storia, ascoltate. Non fatevi ingannare dalla curiosità. State lontani dal deep web. Io non so chi è entrato quella notte in casa mia e ha usato il mio telefono, ma è riuscito davvero a spaventarmi. Non dimenticherò mai la ragazza dalla bocca cucita. Spero, ancora oggi, che fosse solo una brava attrice horror. Grazie per aver ascoltato la mia storia.